Buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Del Prato, sono un fotografo professionista da 10 anni. Prima, nella precedente vita lavorativa, ero un dipendente di una multinazionale telecomunicazioni, mi occupavo di cose tecniche. Anche nella mia precedente vita utilizzavo strumenti open source con molta soddisfazione sia mia che dell'azienda, per cui è un mondo che conosco. Quando ho iniziato a fare il fotografo, ho continuato a utilizzare strumenti open source. Dall'anno scorso, quando è esplosa questa cosa strana di quelle macchine a cui puoi chiedere di generarti un'immagine e ti fanno l'immagine, ho cominciato subito per curiosità, ma anche per interesse professionale, ad interessarmi. Poi è uscito Stable Diffusion, progetto open source. E allora mi sono appassionato di questo specifico progetto, ho cominciato a seguirlo, mi sono installato Stable Diffusion sul mio computer, quindi lo sto provando e sto andando in giro a raccontarlo. Per cui giro per i circoli fotografici a raccontare cosa sono queste strane cose e come c'entrano con i fotografi e la fotografia. Possiamo cominciare? Andiamo tranquillamente, sì, con le slide. Ecco, adesso va, piccolo dettaglio io. Allora, la chiacchierata è sul mondo open source, nel mondo delle intelligenze artificiali e in modo particolare attorno al progetto Stable Diffusion. Dunque, intelligenze artificiali che esistono in realtà da tantissimi anni, nel senso che sono nate intorno agli anni 50, diciamo sono diventate note l'anno scorso, nell'estate del 2022, a un certo punto, perché 20 luglio è arrivato questo post di OpenAI. Che annunciava l'apertura della waiting list per 1 milione di persone per provare la beta di DALL-E. DALL-E era la loro era ed è la loro intelligenza artificiale generativa di immagini, e quindi da lì è cominciata subito una corsa incredibile a iscriversi prima e poi a provare l'intelligenza artificiale. Questa è ecco, da notare, DALL-E è di OpenAI. OpenAI è un'azienda interessante, è la stessa di ChatGPT. È nata nel 2015 ed è nata come azienda no profit. Inizialmente, fra i suoi sovvenzionatori c'era Elon Musk, il quale a un certo punto è uscito. È stato sostituito da Microsoft, che all'ingresso ha messo 1 miliardo di dollari. A un certo punto, 2019-2020, credo, OpenAI da azienda no profit è diventata azienda profit e quindi è cambiato parecchio. All'inizio di quest'anno Microsoft di fatto ha acquistato metà dell'azienda perché ha immesso altri 10 miliardi di dollari più l'uso dei suoi supercomputer. L'azienda è stata valutata sui 20 miliardi di dollari. Questa è l'interfaccia di DALL-E, è un'interfaccia molto semplice, si usa tramite browser, è sostanzialmente una riga di comando in cui si va a inserire il prompt. Il prompt è la richiesta: voglio questa cosa fatta così, così, così. È molto semplice, non si possono fare molte cose, non ci sono parametri. Si può inserire un'immagine per partire dall'immagine, si può fare l'outpainting, cioè si può andare inserendo un'immagine, andare a ricostruire quello che c'è intorno. L'altro fenomeno dell'estate è stata Midjourney. Midjourney è arrivata poco dopo DALL-E. Si usa anche questa in rete, però non si usa con un browser, ma si usa con un'app di messaggistica, cioè Discord. Discord è nata per il mondo dei gamer, quindi io la trovo molto incasinata, ma c'è una certa età, come si è visto. Qui ho registrato 1 minuto di attività di Discord. Quando voi entrate nel canale di Midjourney, dovete andare nelle stanze quelle specifiche per generare immagini, siete lì che generate immagini e intanto vi vedete quello che fanno gli altri, quindi le immagini che generano gli altri, i prompt che inseriscono. Voi potreste anche prendere un'immagine, modificarla, usarla per cose vostre. Ecco, ovviamente la stessa cosa capita con le immagini che producete voi, nel senso che anche gli altri vedono quello che fate voi. E questo, da un punto di vista professionale, può essere un problema. Del resto, questa cosa è anche scritta. Questa qui è la pagina di Terms Service di Midjourney. E vi dicono chiaramente che la, la, la,
Midjourney è una comunità aperta, una comunità aperta. E quindi tutti vedono tutto, però se volete nascondere le cose che fate, dovete pagare un po' di più. Sia Midjourney sia DALL-E sono intelligenze artificiali proprietarie e per poterle usare bisogna pagare. Costi relativamente bassi, comunque bisogna pagare. Quindi con Midjourney, se volete nascondere il vostro lavoro, dovete pagare una certa quota, avere un certo tipo di abbonamento, l'abbonamento Pro. Questa parte, dove appunto sono elencati i diritti, vedete che è divisa in due parti. Your rights è abbastanza lunga perché la prima cosa che dicono, le immagini sono vostre. Bene. Poi c'è tutta una serie di però. Però se sei in mezzo qui, tutti vedono tutto, quindi vedono tutto quello che fai. Se vuoi nascondere, devi pagare, bla 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 bla, e tutta una serie di cose. I diritti che l'utente sta a darmi giorni, quella parte è molto corta. Banalmente vuol dire, tu sei qui e dai a Midjourney tutti i diritti sulle immagini e sul prompt. Midjourney può fare quello che vuole con le immagini che tu generi e con i prompt che tu inserisci. Diciamo che la cosa strana è la parte relativa al prompt, perché il prompt è l'unica cosa che inserisce l'utente e di fatto è quello che contiene lo stile dell'immagine dell'utente. Quindi diciamo che appropriarsi del prompt è una cosa un po' forte. Agosto, 22 agosto arriva Stability con un altro annuncio e dice anche noi abbiamo una cosa da annunciare, appunto abbiamo un prodotto che si chiama Stable Diffusion, però rispetto a Midjourney, rispetto da lì è open source. Allora, cominciamo a vedere che cos'è Stable Diffusion. Ecco, Stable Diffusion è dato dall'unione di due parti. Da una parte c'è un file molto grosso che si chiama modello e dall'altra parte c'è il codice software per poterlo gestire. Il modello è molto pesante, sono alcuni giga, va dai 3, 6, 7 giga, ho provato anche a vederne di 10, 11, è sostanzialmente quello che è il file che contiene i concetti che l'intelligenza artificiale ha appreso in fase di training. Ci sono i concetti dentro, non ci sono immagini, non c'è nessun database di immagini dentro il modello. Quindi quando si fa una richiesta, Stable Diffusion va a guardare dentro questo file e da lì trova i concetti per generare l'immagine che gli è stata chiesta. Stable Diffusion è stato rilasciato in open source, o meglio, Stable Diffusion è stato rilasciato, ha rilasciato sia modelli che software con due licenze open source. Due licenze diverse perché sono diversi gli oggetti. Il codice è stato rilasciato con la licenza MIT, mentre l'altra licenza è quella per il modello. Diciamo che mettendo insieme le cose, si può dire che è permesso accedere al codice sorgente, si può modificare, si può rilasciare, si possono lasciare le modifiche, si può scaricare e installare sul proprio computer, si può installare dentro un server e creare un service. Stability, Conways e Runway, che erano i tre enti che avevano fatto la release.1, poi Conways e Runway si sono staccati e hanno continuato sullo Stability. Comunque, i tre dicono nella licenza che non hanno nessun diritto sulle immagini generate dagli utenti e allo stesso tempo dicono che non chiedono nessun diritto di uso né di immagini né di prompt, no? Anche perché sarebbe stato un po' difficile diciamo, che si appropriassero delle immagini, visto che le immagini vengono generate sui computer degli utenti. Per quanto riguarda i modelli, allora, i modelli che vengono rilasciati da Stability sono quelli ufficiali. Su questi modelli, e vedremo poi che cosa, è possibile creare dei modelli derivati. I modelli derivati possono essere utilizzati, possono essere rilasciati, possono anche essere utilizzati anche per scopo commerciale. C'è un'unica clausola, abbastanza lunga, comunque diciamo, l'unica clausola è che si deve usare Stable Diffusion in modo etico, per cui sono vietate tutte le cose illegali, no? E tutte le cose che non hanno, diciamo, un uso etico. Ecco.
Grazie a questo tipo di licenza, praticamente subito attorno al progetto di Stable Diffusion hanno cominciato a aggregarsi tutta una serie di community, ma anche di singoli sviluppatori, e hanno cominciato a rilasciare diversi tipi di oggetti. Il primo oggetto, in un certo senso obbligatorio, è quello delle interfacce. Ecco, diciamo che le interfacce costituiscono una specie di layer che avvolge completamente il nucleo di Stable Diffusion. Allora, di per sé, è possibile installare anche Stable Diffusion senza nessuna interfaccia, si usa da riga di comando. Il problema è che Stable Diffusion richiede di dover settare un bel numero di parametri, che possono andare da 10, 12 anche a 14, 15, 17, 18, quindi settare 15-16 parametri da riga di comando oltre al prompt può essere abbastanza complesso. Con le interfacce invece la cosa è molto più semplice. Le interfacce ne hanno sviluppate parecchie, devo dire, di tutti i tipi. Allora, possiamo cominciare a vedere questa. Questa si chiama Easy Diffusion. È easy perché dovrebbe essere una versione che aiuta ad usarlo. Allora, la colonna di sinistra è quella che permette di vedere quanti sono i parametri da settare per poter utilizzare Stable Diffusion. Questa è la modalità text to image, cioè si inserisce un prompt testuale e Stable Diffusion risponde dando un'immagine. Con un'altra modalità che è image to image, si parte da un'immagine e in quella modalità i parametri aumentano. Comunque, in alto vedete la parte in cui vengono inseriti i prompt. C'è la prima parte, il positive prompt, quello che voglio, il blocco sotto è il negative prompt, quello che non voglio. Di fatto, si può dire, il prompt potrebbe essere pensato come se diviso in due parti, cioè descrivo l'oggetto che desidero, voglio questa cosa. E poi la seconda parte è come lo voglio questo oggetto, cioè lo stile. Quindi questa interfaccia si chiama Easy Diffusion perché permette, o meglio, dovrebbe permettere all'utente di concentrarsi sulla prima parte del prompt, cioè il cosa voglio. Perché la seconda parte è facilitata da questa cosa, nel senso che ci sono tutta una serie di stili predeterminati, predefiniti. Per cui l'utente non fa altro che andare a aprire questa finestra e selezionare uno o più, anche tutti volendo, però li può mescolare, gli stili in modo tale appunto che l'utente si concentra sulla prompt. Diciamo poi ogni selezione comporta diciamo una modifica del prompt, va ad aggiungere delle parole chiave al prompt. Questa è Automatic 1111. È un'altra interfaccia, diciamo che sta dall'altra parte come complessità, è un'interfaccia decisamente complessa e al momento è ancora l'interfaccia più completa che permette di provare praticamente tutto quello che esce attorno a Stable Diffusion. Vedete che rispetto a prima che è aumentata di molto la complessità perché vedete le tab sopra, ogni tab corrisponde a una funzione. Però all'interno di ogni tab, se guardate in questo momento qua, ho aperto il text to image, anche lì tutta quella parte che si vede a sinistra sono tutti i parametri che vanno settati e le righe in basso che si vedono sono altre sottotab, diciamo, aprendole poi ci sono altri parametri, altre funzioni che possono essere implementate. È un'interfaccia modulare, per cui è possibile aggiungere dei pezzi, aggiungere e togliere dei pezzi. Diciamo estremamente flessibile e di fatto è ancora la migliore, quella più completa. Un'altra interfaccia è questa, ConfigUI, ed è un'interfaccia a nodi. È un po' si riallaccia forse anche a quello che abbiamo visto prima di Blender. Quindi qui con questo tipo di interfaccia è possibile definire nodi da usare, per cui ogni nodo corrisponde a una funzione. E ovviamente anche i tipi di collegamento fra i nodi. È un'interfaccia relativamente recente, credo che abbia cominciato a diffondersi 2 mesi, 2 o 3 mesi fa. Si sta dimostrando anche questa molto potente. In questo momento qui è purtroppo ancora poco documentata in modo organico, nel senso che esiste tanto materiale,
ma non è organizzato questo materiale, per cui ci si fa un po' di fatica a impararlo. Abbiamo visto le interfacce, ci sono altri elementi, diciamo, attorno al open source, attorno a Stable Diffusion. Allora, diciamo, il livello successivo è quello delle extension e degli script. Di fatto sono la stessa cosa, cambia, diciamo, il livello di complessità, perché sono dei programmi aggiuntivi. Diciamo, gli script sono programmi che si completano in un unico script, in un unico file. Le extension invece possono essere decisamente più strutturate, più complesse, con diverse directory e diversi script. Qui si chiamano extension, da qualunque altra parte si chiamano plugin, però in effetti mi sembra corretto il nome che hanno selezionato, extension, perché di fatto estendono le potenzialità e le capacità di Stable Diffusion, e di extension ce ne sono davvero tante. Riprendendo Automatic 11.11 è possibile vedere quante sono quelle in qualche modo ufficiali. Ecco, queste qui sono tutte extension. Extension abilitate, riconosciute, diciamo, da Automatic e quindi da Stable Diffusion. Poi ce ne sono altrettante, forse anche di più, non riconosciute o comunque non inserite in Automatic 11.11, che si possono comunque caricare, abilitare e usare. Come avete visto, sono tantissime. Allora, extension possono fare cose diversissime. Possono andare dal cambiare il colore degli elementi a fare a funzioni estremamente complesse. Ad esempio, vi voglio parlare di due extension in particolare, che sono Control Net e Open Pause. Allora, uno dei problemi grossi delle intelligenze artificiali è il controllo della posa delle persone, dei personaggi. Perché se si deve, provate a pensare a descrivere la pose di un personaggio, a descrivere in modo dettagliato, diciamo andare oltre in piedi, seduto, sdraiato, ma a fare una descrizione esauriente del corpo, di come è messo il corpo di una persona. È abbastanza complesso ed è ancora più complesso farla capire all'intelligenza artificiale. Quindi di fatto, in generale, quando si ha a che fare con i personaggi, diciamo che ci si limita a dire in piedi, seduto, sdraiato, cose di questo tipo qua. Controlli più dettagliati in generale sono impossibili, tranne che per Stable Diffusion, quando ho abilitato Control Net Open Pause. Come si può fare? Come agisce questa cosa? In questo modo. Allora, di fatto, questo è Open Pause. Di fatto è possibile controllare la posa dei personaggi perché si inseriscono questi pupazzetti. Quindi io inserisco, modifico il pupazzetto, gli do la forma che voglio. Questa è la versione 2D, questa invece è la versione 3D. Quindi mi costruisco la forma del mio pupazzetto. E la inserisco come control net all'interno di Automatic 11.11 o comunque dell'interfaccia, e quindi tramite questo pupazzetto riesco a controllare la posa del personaggio. La cosa notevole è che control net non è una sovrapposizione di layer. Inizialmente io pensavo fosse una sovrapposizione di layer, come capita con GIMP, come capita con Photoshop. In realtà, Control Net fa un'altra cosa. Prende delle informazioni dall'immagine di riferimento, in questo caso questi pupazzetti, ma possono essere anche altre immagini per altre funzioni. Quindi prende delle informazioni dall'immagine di riferimento e usa queste informazioni per andare a dirigere la formazione, la creazione dell'immagine come viene richiesta dall'utente. Adesso vi faccio vedere alcune prove fatte con Open Pause e Control Net. Allora, a destra c'è il pupazzetto come l'ho creato e a sinistra il personaggio che ho creato. Il prompt che ho usato diceva solo un personaggio anziano vestito in un certo modo, in un certo tipo di ambienti, con un certo tipo di luci, e
ma non ho detto assolutamente niente in piedi, seduto, sdraiato, gambe in un certo modo, braccia in un certo modo, perché queste informazioni gliele fate passare dal pupazzetto. Stessa cosa qua. Anche qua. E anche qua. Ed il controllo della posa del personaggio è decisamente forte. Ultimo gruppo di elementi sviluppati dalle comunità open source, o meglio, in realtà dei singoli sviluppatori, perché questa parte dei modelli custom è sviluppata soprattutto da singoli, è quella appunto dei modelli custom. Allora, se vi ricordate quando ho parlato delle licenze, ho detto che Stability rilascia i modelli ufficiali, ma su questi modelli poi è possibile costruire dei modelli custom. Allora, i modelli ufficiali sono modelli assolutamente generalisti, nel senso che dovrebbero coprire o permettere comunque di costruire qualunque tipo di immagine. Su questi modelli è possibile costruire dei modelli che possono essere a loro volta generalisti, magari migliorati in certi aspetti, oppure possono essere specializzati. Ad esempio, esistono modelli specializzati in macro o che fanno Papercat o che fanno modellini di questo tipo o che fanno manga. Ecco, ad esempio, di modelli che fanno manga ce ne sono tantissimi, centinaia e centinaia e centinaia. Doppie esposizioni. Ecco, questo qua è un modello, è un gioco, però diciamo, un modello decisamente particolare. Costruisce mondi fatti a maglia. Quindi io qui in questo caso non ho fatto altro che chiedere un cane in un giardino sotto un albero e mi ha fatto un cane in un giardino sotto un albero, però ha fatto a maglia. Quindi qualunque cosa viene chiesta con questo modello, vi risponde in questo modo. Ecco, questi qui più o meno sono però dei giochi. In realtà esistono modelli che non sono giochi, ma sono a livello decisamente professionale. In questo caso, per esempio, ho chiesto la sala macchine di un'astronave chiedendo esplicitamente di mettere insieme luci calde e luci fredde, in modo tale da poter avere i due estremi delle luci. Oppure esistono modelli che permettono di fare immagini decisamente fotorealistiche. E questa, se non venisse detto che è stata generata con un'immagine con un'intelligenza artificiale, sfido a capire che non è una foto. Di posti in cui si possono andare a prendere modelli ce ne sono diversi, diciamo quello riconosciuto come il repository ufficiale è Civitai, vedete in alto a sinistra. Quindi sono depositati centinaia e centinaia, forse anche migliaia di modelli di tutti i tipi, come vedete. Quindi modelli quelli generalisti piuttosto che quelli particolari, piuttosto che insomma tantissime cose. Ecco, tenete conto che ho tolto i modelli porno, perché sono tanti. Io ho parlato di Stable Diffusion. In realtà l'open source nel mondo dell'intelligenza artificiale c'è da prima di Stable Diffusion e c'è ben oltre Stable Diffusion, a cominciare per esempio dal linguaggio di programmazione usato, soprattutto il Python. Quando si installa un'interfaccia di Stable Diffusion, bisogna installare prima Python e Git. Ci sono poi tutti gli ambienti, diciamo, vicini che sono molto sono pieni di open source o di cose assimilabili all'open source. Per esempio, i dataset, la stragrande maggioranza dei dataset sono rilasciati con licenza Creative Commons, quindi si possono scaricare e utilizzare con le licenze Creative Commons. Ci sono dei repository di fatto che sono diventati punti di riferimento perché sia GitHub che Hugging Face sono i punti in cui andare a prendere i vari progetti. E di progetti open source scaricabili e utilizzabili ce ne sono davvero centinaia, centinaia, centinaia. Direi che abbiamo finito. Allora, grazie innanzitutto a Paolo. Approfitto per ricordare che c'è la possibilità di fare delle ulteriori domande, non soltanto in sede del talk, ma anche successivamente, quindi comunque nel caso te le facciamo avere. Al momento non ne ho viste né su Twitch né sulle chat interne di Telegram del gruppo dell'ESC.
Comunque credo che sicuramente la tua presentazione susciti un notevole potenziale, un notevole interesse anche nei prossimi tempi. Quindi nel caso Ecco, ci ma infatti aggiorniamo io in contatto. a questa presentazione tengo particolarmente perché aspetta che vado, c'è un ritorno. Diciamo che con l'esplosione dell'intelligenza artificiale c'è molta gente che ha sentito open source per la prima volta, ma la stragrande maggioranza di questa gente, e sono tanti, pensa che open source voglia dire gratis. Io infatti ogni volta quando vado nei circoli fotografici a raccontare cos'è l'intelligenza artificiale, dedico una parte a spiegare bene cosa vuol dire open source. Perché? Perché poi appunto la maggior parte della gente dice, ah, ma tanto è open source, ah, ma tanto è gratis, quindi lo scarico gratuitamente. Ci tengo a raccontare che cos'è, perché diciamo, fa parte di una, è una cosa di cultura, mettiamola così. Noi comunque ti ringraziamo perché sai quanto noi teniamo anche al concetto di free software, insomma, hai visto forse anche i precedenti talk di questa sera e comunque il nostro evento ruota attorno al free software come una delle sue tematiche principali, quindi sarà sicuramente un modo per tenerci in contatto. E ti lascio una domanda al volo che richiederebbe forse anche troppi minuti per la risposta, ma è la Sono classica pronto. domanda di Davide che ci chiede: l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? Quindi, secondo te? Allora, parlo anche di questo nelle serate. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione, sta cambiando, anzi, ha già cominciato a cambiare da tanto tempo le carte in tavola, perché comunque noi, diciamo, tantissimi pensano che l'intelligenza artificiale sia qualcosa arrivata ad agosto, a luglio dell'anno scorso. In realtà, come ho detto all'inizio, l'intelligenza artificiale c'è da tantissimo tempo e siamo già pieni di intelligenza artificiale. Chiunque in tasca uno smartphone ha in tasca dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché ci sono programmi che fanno un uso, ad esempio, se vai a vedere Google Lens, che c'è l'equivalente anche nel mondo iOS, vai a vedere Google Lens come fa a riconoscere una pianta, no? O come fa a dare le soluzioni a un'equazione matematica che tu fotografi. Ovviamente vuol dire che c'è dietro un meccanismo di intelligenza artificiale. Ruberà il lavoro? Beh, a qualcuno sì, anche a molti probabilmente, però porterà anche molti altri lavori. Io non so dire, non so ancora dire, non sono in grado di dire, non credo se mai ci saranno più lavori creati o più quelli persi. So però che siamo in una fase di cambiamento molto forte. E cambiamenti molto forti e molto veloci, come quello che sta succedendo adesso, richiedono anche delle risposte a livello di società che non so, toccano a me o voi, ma toccano a qualcun altro. E quindi io mi aspetto molto, per esempio, dall'Europa, perché sta rilasciando una legislazione sull'uso delle intelligenze artificiali. Voglio vedere dove porterà questa cosa, questa legge. Mi aspetto molto anche mi aspetto molto che un uso etico dell'intelligenza artificiale, ma anche da parte di chi lo sviluppa. Perché è facile dire, come dice il CEO di OpenAI, ah, qui bisogna fare, però lui è uno di quelli che la sviluppa e dovrebbe sapere come dirigere in modo etico le sue intelligenze artificiali. Quindi, diciamo che mi aspetto una partecipazione un po' da parte di tutti per far andare questa cosa qui nuova in una direzione positiva per tutti. Quindi, risposta Diciamo veloce alla che domanda. vedremo, insomma, nessuno ha la palla di cristallo, ma comunque Nessuno stiamo. ha la palla di cristallo. Comunque, risposta veloce: sì, a una parte di persone ruberà il lavoro, però porterà altro lavoro. Il problema, sai cos'è? È che sarà una cosa molto veloce. Quando è arrivata la robotica, io la robotica un po' in fabbrica l'ho vista, ci ha messo tanti anni ad entrare. Quindi la gente che viene sostituita, che erano gli operai, no? E forse magari il fatto che erano operai non fregava tanto a nessuno, ecco, mentre adesso sono gli intellettuali, quindi quella cosa lì è entrata lentamente e c'è stato il tempo per chi era giovane per diciamo, indirizzarla da un'altra parte.
o chi era anziano per andare verso la pensione. In questo caso, quello che sta succedendo adesso è talmente veloce che questa cosa non c'è, non sarà il tempo di farla. Quindi, per quello che dico, ci vogliono risposte della società, strutturali, ecco, non del singolo. Bene, allora abbiamo anche un'altra domanda in extremis, innanzitutto da parte di Gioppino, che dice: ottimo speech, molto interessante. Grazie. E poi ti chiede se hai esperienza sulla creazione di modelli custom. È in programma. Ok, quindi allora, diciamo... allora bisogna dire una cosa: per creare modelli custom occorre una struttura hardware di un certo tipo, per cui l'anno scorso quando ho deciso di entrare pesantemente, seriamente nel mondo delle intelligenze artificiali, mi sono preso il computer fatto per bene, con la scheda fatta per bene, bla 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 bla. Adesso ho deciso di entrare ancora più pesantemente, quindi anche per esempio di fare modelli, ma ci vuole ancora una scheda ancora più, quindi ho appena cambiato la scheda video per quello che dico in programma. Quindi sì, diciamo che a breve ho intenzione di mettermi a lavorare sulla creazione di modelli. Quindi restiamo sintonizzati sui tuoi progressi e vediamo magari l'anno prossimo all'ESC se ci sono delle novità. Diciamo che in merito. Molto volentieri, e diciamo che comunque io ho un blog in cui cerco di lasciare più tutorial possibili, ricollegandomi al fatto dell'open source, della cultura open source, quindi quando comincerò a lavorare su queste cose sicuramente comincerò a pubblicare tutorial, poi molto volentieri per l'anno prossimo. Ok, allora lasciamo anche quindi il tuo riferimento, quindi Paolo Del Prato, per andare a cercare queste cose che nel frattempo nasceranno. Il nome del blog ha il tuo nome o ha un altro? Dunque è ai.paolodalprato.com. Benissimo, quindi abbiamo lasciato anche questo riferimento qui, insomma. Grazie. Allora, grazie per aver condiviso la tua esperienza, la tua conoscenza con noi qui all'End Summer Camp 2023 e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao.